quest'anno facciamo il botto, è lo slogan che ha girato prima di questa 35esima edizione di Cersaie. Immagino che il riferimento sia a queste immagini che richiamano la pittura impressionista. Sì, assolutamente. Il gioco è stato un po' da parte mia mettere sui social network un'immagine molto forte, tipo quelle che ho alle spalle. In particolare quell'immagine è un quadro che potrebbe essere di Andy Warhol, quindi molto colorato, proprio con la scritta BOOM, realizzato con le lastre, con questa nuova tecnologia. La tecnologia ci consente di realizzare in modo estremamente customizzato, però attraverso un processo industriale, anche una singola lastra con colori molto accesi, molto brillanti, quindi il blu, il verde, il rosso che vediamo anche dietro di me, il giallo, quindi colori che prima non si riuscivano a realizzare con un processo industriale. E soprattutto di dare amplissimo spazio all'originalità e alla creatività singolarmente prese. Quindi io credo che questo sia un progetto che consentirà agli architetti di realizzare veramente il massimo delle loro idee in grandissima libertà. Chiacchierata breve sui prodotti che avete presentato qui al Cersaie, al di là di questo, come graniti piani. Sì, abbiamo presentato prodotti molto particolari, sulle grandi lastre abbiamo presentato una serie che si chiama Eminent Wood in due colori, abbiamo presentato il nero marchigna, che è un materiale molto difficile da realizzare perché è un marmo molto nero con venature bianche. Su questo abbiamo anche lanciato una nuova finitura di superficie che è estremamente interessante, che è una finitura molto morbida al tatto ma non lucida, che è tipica del settore dei marmi ed è molto richiesta dal mercato. Per quello che riguarda invece i formati tradizionali, in particolare una serie che si chiama Musa Più, in cinque colori, tre formati di base e tre superfici, più tutta una serie di accessori, quindi esagoni, listelli, mosaici, che consentono anche in questo caso, abbiamo dialogato molto, ho voluto dialogare con gli architetti, con i designer, quindi consentono veramente di giocare creando degli effetti d'insieme tra giochi di colori, di formati, di superfici che sono veramente gradevoli.